Beh, per noi è molto importante, è una cosa bellissima, intanto la manifestazione è bellissima, Tagliacozzo d'estate è meravigliosa, non mancheremo mai. Questa per noi è la quarta edizione, tutti e quattro gli anni sono venuta anche di persona, perché appunto oramai è quasi un portafortuna per il resto dell'anno. E poi c'è l'anima, no, ispiratrice che è Franco Santini, sicuramente un grande esperto e una persona che riesce a dare veramente un contributo alla viticoltura abruzzese e alla scelta dei vini. La nostra è un'azienda familiare, un'azienda molto al femminile, ne siamo due titolari, io e mia sorella, e abbiamo ripreso in mano le redini di un'azienda di proprietà della famiglia di diverse generazioni, che è abbastanza grande per essere un'azienda privata, circa 70 ettari di terreni di proprietà. Abbiamo fatto una conversione biologica di tutta l'azienda, abbiamo investito molto sia nelle attrezzature che proprio nei vigneti, ci crediamo davvero e nella seconda parte della nostra vita stiamo dedicando le nostre energie a costruire qualcosa che sia, no, che possa lasciare un segno. Quindi abbiamo ambizioni importanti e devo dire che poiché in tutte le occasioni in cui abbiamo partecipato a Gironi Vini c'erano sempre i nostri vini tra quelli premiati. E questo è un po' una conferma, no? Anche per noi, è un incoraggiamento sul lavoro che stiamo facendo.